è stato questo striscione affisso davanti all'Istituto Scolastico Aretino Giorgio Vasari dai militanti del blocco studentesco a sollevare l'attenzione su alcune problematiche registrate dagli studenti dell'istituto, una su tutte quella riguardante i riscaldamenti all'interno delle aule scolastiche. Noi abbiamo fatto una specie di protesta. Ma non doveva essere una protesta contro la scuola, ma contro le istituzioni come la provincia e il comune, perché è dall'anno scorso che chiamiamo, mandiamo lettere, ma nessuno ci ha mai ascoltato. Cosa chiedete? Chiediamo che almeno un po' di caldo nelle aule per fare lezioni. I riscaldamenti comunque sono sempre accesi, sì. Ma non riescono a scaldare. No, perché le caldaie vengono tenute troppo basse e a noi, già che siamo collegati alle elementari, quindi visto che ci torna abbiamo l'acqua di ritorno, quindi già arriva qua a 40 gradi e non è possibile riscaldare, cioè non riscalda le classi. Se chi ha l'obbligo della manutenzione della caldaia mette il termostato a 60 gradi invece che a 70-80, non dico le cifre a caso, è ovvio che a noi arrivano flussi d'acqua a bassa temperatura per mantenere i locali riscaldati. Poi alcune stanze in particolar modo sono più fredde. Non nego il problema del riscaldamento, oggi a quanto pare è stato risolto perché i ragazzi, avendo fatto questa protesta molto plateale, chiaramente poi ha avuto anche un riscontro che avrebbe dovuto avere prima se avessero ascoltato, diciamo, alcune istituzioni o alcuni tecnici, insomma, ci avessero dato più ascolto. Devo dire, voi avete visitato la scuola, che alcuni interventi importanti, strutturali, sono stati fatti. Per esempio la provincia, il novembre scorso, ha finito la coibentazione del tetto, per cui i locali ormai non c'è più umidità, voi avete visto che non c'è più umidità da nessuna parte. E la scuola è stata in gran parte rinnovata anche dal punto di vista della struttura edilizia e degli impianti.